Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù venne nella sua patria, e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga. E molti ascoltando rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose? Che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui falegname? Figlio di Maria, fratello di Giacomo, di Joses, di Giuda e di Simone? Le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti, in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. Si meravigliava dalla loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Parola del Signore. Il profeta Ezechiele, vi ricordate il Nabucco di Verdi? Conoscete? Nabucco, l'opera. Questo Nabucco in realtà si chiamava Nabucodonosor ed era un re molto cattivo. Un re di Babilonia che a un certo punto prese Israele e lo portò in esilio. Siamo nel VI secolo a.C. E proprio durante questo regno succede la storia di Ezechiele. Ezechiele era un giovanotto sui 30 anni, belle speranze, figlio di sacerdoti, quindi di classe sacerdotale, diciamo nobile. E a un certo punto viene chiamato dal Signore. Il Signore dice: Ezechiele, vai dal mio popolo e di che le cose stanno andando male. Ma il tuo popolo, dice il Signore, non ti ascolterà. Dice infatti la lettura: ti mando da una stirpe di ribelli. Il popolo si ribella a Ezechiele, uomo di Dio, chiamato dal Signore. Cosa fare? Niente. Ezechiele non si preoccupa, sa che la sua missione è data da Dio. Continua, va avanti, dice le cose come stanno. Notate che questa cosa gli costa a Ezechiele. Era uno, c'è scritto, che soffriva di depressione, stava male perché il popolo non l'ascoltava. Stava settimane intere in silenzio perché il popolo non l'ascoltava. E così via. Però lui continua, non si fa intimorire. Dice ai suoi: guardate che state in esilio, ma cercate di sistemarvi perché ci resterete un bel po'. Circa un secolo sono rimasti in esilio gli ebrei, 100 anni, grosso modo, 70-80, comunque, un bel periodo. Quindi non pensate di tornare subito a casa, ci resterete perché il Signore vuole che impariate qualcosa. A volte il Signore ci mette davanti situazioni di crisi gravi perché noi impariamo. In questo caso il popolo deve convertirsi, capire che ha sbagliato a rinnegare il Signore. Bene, e tutta questa storia cosa ci dice? Che i profeti intanto turbano le coscienze, ci fa sentire a disagio. Quando sento una voce di verità dico: questo ha ragione, anche se mi fa male, anche se fa male agli altri, questa persona parla con voce sincera. E succede, eh? Ancora oggi ci sono i profeti, è come se ci sono, però anche oggi non vengono ascoltati. Penso per esempio a Papa Benedetto XVI. Vi ricordate, a un certo punto a Ratisbona disse che l'Islam era un pericolo grave. Apriti cielo, è sceso il mondo. C'è il Papa Ratzinger, ce l'ha con i musulmani qua. Pochi anni dopo, vedete, la sua profezia si è compiuta. Effettivamente l'Islam, almeno quello radicale, è una minaccia grave, gravissima. Quindi, vedete, profeti inascoltati. E noi però cerchiamo di ascoltarli. Quando sentiamo qualcuno che dice la verità e che questa verità si può riscontrare, diamogli retta o diamole retta. Ci sono anche le profetesse nella Bibbia, quindi uomini e donne che parlano in nome di Dio. Bene, l'altra cosa da segnalare è che il Signore comunque è presente. Anche se il popolo non ascolta Ezechiele, anche se fanno gli affaracci loro,
Il Signore sempre ha a cuore il suo popolo, sta con il suo popolo, non lo abbandona mai. Questo lo sappiamo. Ricordiamocelo, perché a volte sento qualcuno che dice: ma il Signore si è scordato di me, mi lascia qui, non si ricorda, è in vacanza, non ci pensa. No, il Signore è sempre con noi, sempre, l'ha detto. Sono con voi fino alla fine del mondo, quindi. Però c'è i suoi tempi, che non sono i nostri, quindi. Bene, la seconda lettura troviamo San Paolo che scrive ai Corinzi, seconda lettera ai Corinzi. Questa è una lettera un po' polemica. San Paolo era anche lui un caratterino, quando doveva dire le cose le diceva. In questo caso in particolare fu accusato, pensate, di essere un falso profeta e di lavorare per il suo tornaconto, cioè per guadagnare denaro. Annunciava il Vangelo per guadagnare il denaro, dicevano i Corinzi. Questo qui è uno che ci marcia. Allora, Paolo scrive questa letterina e dice: guardate, fratelli, che io mai ho approfittato della vostra ospitalità, mai, anzi, ho anche lavorato, facevo il commerciante, no? Ho anche lavorato per mantenermi e non essere peso della vostra comunità. Quindi, e allora, pur essendo accusato, diffamato, dice anche: guardate che il Signore mi ha mandato una spina nella carne. Non sappiamo che spina sia, non sappiamo che malattia avesse. Qualcuno pensa alla spina calcaneare, sapete quella che viene al calcagno, che fa fatica a camminare. Poteva essere anche una spina spirituale, non sappiamo. Stava male però. Bene, nonostante questo, io vado avanti, dice San Paolo. Ho chiesto al Signore che mi tolga questa spina. Non me l'ha tolta, me l'ha lasciata. Forse per farmi capire di essere più umile, no? Di essere, così elevato in questa sofferenza. E lui, nonostante fosse malato, quante cose ha fatto? Vi ricordate, no? È andato dappertutto, ha viaggiato dappertutto, ha scritto lettere sempre con la sua malattia. Cosa vuol dire? Che il Signore l'ha assistito nella malattia. Non l'ha fatto guarire. Gli ha detto: Paolo, io ti assisto nella tua malattia, perché tu testimoni la mia grandezza. Nonostante sei malato, ti faccio fare tante ma tante cose. Tante ne ha fatte. Quindi anche chi sta nella malattia, o il Signore toglie la malattia oppure dà la grazia per andare avanti, per fare delle cose. Conosco gente molto ammalata che fa cose incredibili, veramente. E quella è soltanto grazia di Dio. Soltanto grazia di Dio. Se poi toglie la malattia, tanto meglio, però sapete, a volte il Signore la lascia, appunto per questo motivo. Non toglie la debolezza, ma usa la debolezza per mostrare la sua gloria. Sia lodato il Signore. Non ho finito. C'è ancora il Vangelo, eh? Nel Vangelo Gesù fa un po' la stessa fine, nel senso che scandalizza, dà scandalo. Come Gesù dà scandalo? Eh sì, dà scandalo perché. E dicono: ma questo qui non è il figlio del carpentiere, non è il figlio di Giuseppe Maria. E che ci fa allora in giro a predicare Dio, a fare miracoli, a guarire? Com'è? La gente non capisce, dice. Vede i miracoli, ma pensa che sono opere del demonio. Infatti dicono: ma questo qui scaccia i demoni col dito del demonio, dicono Gesù. No, ovviamente no, eh. Il problema è quando Gesù esce di casa. Finché sta a casa, benissimo. Quando esce di casa succede una baraonda, perché la gente si interpella, dice: ma chi è questo? Cosa fa? In nome di chi lo fa? Non capiscono, eh? Non capiscono. Non pensano che il demonio non può fare il bene. Quando mai il demonio può guarire una persona? Quando mai? Mai sentito, no? Ecco, Gesù guarisce. Dicono: beh, lo fa in nome del demonio, per carità. Bene, allora, a un certo punto dice che Gesù si trova davanti all'incredulità, non trova la fede. E anche lui dice: non può fare i miracoli. Se non trova la fede, anche lui è bloccato. La fede sposta le montagne, lo dice chiaramente. Se non trova fede, anche lui, c'è scritto, fece poche cose perché non poteva. Pensate, Dio si ferma davanti alla nostra libertà. Si ferma Dio davanti alla nostra libertà. Lui che è onnipotente dice: no,
se non c'è la fede, neanche io posso fare niente, no? Per questo dico, quando la gente mi dice preghi per mio figlio, per mia figlia, per mio marito, per mia moglie, che non hanno la fede, affidiamoli al Signore, poi sarà Lui, perché se non c'è la fede, anche il Signore, ripeto, più di tanto non può fare. Bene, allora ricordiamoci il messaggio di oggi. Ezechiele profeta, dice la verità. Anche noi cerchiamo di essere profeti, diciamo la verità, le cose come stanno. Con carità, con pazienza, con giustizia, però diciamole. Non facciamo finta di niente, vabbè, tanto. No, no. Saremo giudicati anche per quello che non facciamo, eh? Ricordiamoci. Seconda lettura, San Paolo, questa spina che lo tormenta, lui è avanti lo stesso. Solo la grazia del Signore lo manda avanti, viaggiare, scrivere, fare, predicare. E anche noi a volte nella malattia abbiamo questa grazia di testimoniare la nostra fede nella malattia. Guai a perdere la fede, eh? Nella malattia. Chi perde la fede ha perso tutto, eh? Attenzione. E poi infine il Vangelo, Gesù scandalizza, eh sì, allora anche oggi scandalizza il Signore, eh? Scandalizza, dà scandalo, dice, come è possibile che quello sia risorto, che faccia questo. No, miracoli, non ci credono. A Lourdes, quante guarigioni, non ci credono. Quindi il mondo è sempre quello. Bene, invece noi crediamo. Non ci servono neanche miracoli per credere. Crediamo in virtù del Vangelo. Sia da Gesù Cristo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco.